come i dottone e i manici di scopa. A più tardi. Di Genova, di domenica è passata, poi il gran capo l'ha lasciata nuda sopra i calendar. Col marito ha litigato, ama i cani d'ogni re. Abbiamo capito qualcosa? Il gioco torna alla nostra Francesca? Penso di sì. Chi? Paola Barale. Dato questo finale, ama i cani di ogni razz. Sì. Perché ama i cani ma anche razz. Vediamo se la risposta è esatta, ed è esatta, è Paola Barale. Anche lei protagonista della domenica, con buona domenica, eccetera, eccetera, eccetera. Altri 1000 euro per la nostra campionessa che vola a 4000 euro. E adesso zitti, muti, 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 perché arriva la bambolina. Bellina, com'è leggiata, queste guanciotte, queste guanciotte. Senta, bambolina, con queste fa... quando fa così con le ciglia? Mi fa vento, per favore. Cosa ha mangiato oggi? Che ha mangiato? Il capitone. Ma com'è che voi capite tutto e non capisco niente? Vabbè, ha mangiato il capitone, brava, brava. Vediamo la frase di oggi. Parliamo di televisione. Francesca, hai capito? Parliamo di televisione? Questo è il tuo gioco favorito, devo dire che... Ho capito una cosa bellissima. Che si possa dire, eh? No, no, si può. Sogni di ballare con uno spazzolino da denti. È parecchio strana, ma parecchio, parecchio strana, eh? E anche come sogno non sarebbe normale. Sentiamo il nostro gufo, se ha le idee più chiare. Non dimenticare lo spazzolino da denti. No, no, no. E per finire, prosegui. Bene, Francesca, le idee più chiare? Non ti dimenticare lo spazzolino da denti. No. No. Sbagliato. Gufo, 1000 euro. Non dimenticarti lo spazzolino da denti. Bambola, vuol dire qual era la frase esatta, nonché titolo di una trasmissione di Fiorello di qualche anno fa? Non dimenticate lo spazzolino da denti. Era questa la frase che diceva la nostra bambolina. Niente di fatto, Montepremi sta fermo a 4000 euro, brevissima pausa e poi torneremo nel magico mondo del castello. È ricco, buono e ti nutre con gusto. È la grande qualità dello yogurt Parmalat intero. Da oggi a solo 0,98 euro. La ricetta per delle patatine fritte imbattibili? Ok! Prendete una padella e buttatela via. Quindi prendete patasnella, versate e infornate. In pochi minuti avrete tanto gusto in più e fino al 70% di grassi in meno. Patasnella, né olio aggiunto né padella. Da Pizzoli, lo specialista delle patate. Oro Classico, il nostro biscotto quotidiano.
Grazie. Grazie! 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 Forse non ci hai mai pensato, ma sono proprio i tuoi acquisti, anche i più semplici, che fanno girare l'economia. E se l'economia gira, ci guadagniamo tutti. Almeno un grazie. L'economia gira con me. Grazie. È un'iniziativa UPA. Crudo cotto. Gran biscotto. Che vuoi? Prosciutto. Crudo cotto. Gran biscotto. Crudo cotto. Gran biscotto. Gran biscotto. Grazie. Ti piace il gran biscotto, eh? Gran biscotto. È solo Rovagnati. Un medico in famiglia, 10-22, 4 prima. Per le feste è bello stare tutti intorno a una tavola. Lo vuoi un po' di lattuccio, tesoro? No. Di sicuro non ha preso dal fratello. Né dal cugino. E non c'è tavola senza le persone più care. Ride. Che ne aiuta? Lascia perdere, è piccolo. Quindi ricordatevi di un caro e vecchio amico. E non vi dimenticate che ho tutte le responsabilità sulle spalle. Io vado a dormire da Genova. E anch'io devo andare all'università e formarmi per i compiti. E io devo andare, dopo la scuola c'è una partita di rugby. Io devo andare a fare i compiti da Sabrina. Ma che è una famiglia di comacchio che c'ho io. Scappate via tutti come le anguille. Tanti auguri da un amico. Un medico in famiglia, uno terza. Molto prossimo. Azione. Oh, eccoci ancora insieme dopo la brevissima pausa pubblicitaria. Questa è Francesca, la nostra super campionessa. E ha già vinto 25.000 euro nel corso di queste puntate, però oggi è ancora in corsa, ovviamente, anzi, addirittura è in testa, perché ha 4.000 euro, il nostro gufo invece zero per ora. Ma tutto è ancora possibile, anche perché sta per arrivare il nostro mitico mago. Io sono un mago, trasformo l'ago in un lago, e per svago stasera ti pago e ti mando dal drago. Oh mago! Senta, mago, buonasera, passato un buon Santo Stefano? Molto sì. Buono! Auguri, perché lei si chiama anche Stefano di secondo nome, terzo? Di secondo antichissimo invece, nome! Invece il vero nome qual è? Tremolino! Perché mi trema sempre il cappellino! Mi sembra giusto, bravo, ma quali sono le carte di stasera, mago? Gliele vado a mostrare. Prima carta, la Germania. Seconda carta, Barbie. Terza carta, Temistocle. Quarta carta, orecchio. Quinta carta, 4 marzo 1943. Sesta carta, Camera dei Deputati. E settima carta, Mirandolino. Perfetto. Allora, inizia a giocare la nostra Francesca. Abbinamenti. E il motivo soprattutto dell'abbinamento. Da quale carta si inizia, Francesca? Dalla 4. Carta numero 4. Vediamo chi si nasconde. Aristide. Con chi abbiniamo? Con Temistocle. Perché? Perché... Dunque, Temistocle era un generale. Aristide... Potessi fosse anche lui un generale. Hanno combattuto insieme. No, non è esatto, è giusto l'abbinamento, ma in realtà è Temistocle che condannò all'esilio Aristide, vero? Il politico Temistocle condannò all'esilio il politico Aristide. Litigarono molto, ricordo che non riuscivo a fargli fare pace. Perché lei c'era naturalmente, certo. Ho provato e riprovato, ma nulla è stato possibile. Vabbè, mi sembrava strano che non ci fosse, eh? Allora, in storia non andiamo forte, eh? Archeologa, vedo molto felice il gufo perché il gioco passa proprio a lui. Passano anche 4.000 euro al nostro gioco. Prego, al nostro gufo. La 4. 4. Carta numero... No, è stata appena scelta, devi scegliere un'altra carta. La 5. 5. Vediamo. Transatlantico. Transatlantico, con chi lo abbiniamo? Con la Germania, con Barbie, con Orecchio, con 4 marzo 43, con Camera dei Deputati o con Mirandolina? Direi la Camera dei Deputati. Perché? Perché una parte viene soprannominata il transatlantico. È la risposta esatta. È il nome di una
di un luogo dove si incontrano, dove si... Il corridoio, il grande corridoio, denominato il transatlantico. Buono per il gufo, per il nostro Guido. Vai avanti. Quale carta scegli, Guido? La 6. Carta numero 6. Lucio Dalla. 4 marzo 1943. Perché? Probabilmente è la sua più bella canzone, comunque anche, penso, la sua data di nascita. Ed è la risposta esatta. Parliamo del Sanremo del 1971, se non ricordo male. In realtà il titolo originario era Gesù Bambino. Gesù Bambino. Vero? E poi invece, per motivi anche di censura, fu intitolata 4 marzo 1943. La conosce? Naturalmente, se vuole gliela intono, lasciamo stare. No, lasciamo. Guido, tu la conosci? Sì, Carlo. Come fa? Dammi un secondo. Dice che era un bell'uomo e veniva? Veniva dal mare. Lasciamo perdere, scegli la carta così andiamo avanti. La 3. Carta numero 3. 1959. Germania, Barbie, Orecchio o Mirandolina? Con chi l'abbiniamo questa data? La Barbie. Perché? L'anno in cui fu creata la Barbie. E la risposta è esatta. Sembra una ragazzina, ma in realtà è nata nel 59 la Barbie, eh? Lei c'era, ovviamente. Naturalmente ero lì. Era lì. Ero lì a costruire. Ha suggerito. I piedini, esattamente. Ma lo supponevo. Guido, mancano due carte e poi potrai probabilmente apparire magicamente all'interno del castello e scontrarti con il drago. Prego, a te la scelta della carta. Guido? Cosa sono rimaste? La 1 e la 2. La 2. Carta numero 2. Labirinto con Germania, con Orecchio o con Mirandolina? Dai. Orecchio. Perché? Perché è una parte dell'orecchio insieme al timpano. Si chiama il labirinto. La risposta è esatta. Una delle parti dell'orecchio. Lei c'era. Ed è fondamentale per l'equilibrio. Brava, Conte. Brava. Infatti, spesso si ha la labirintite data proprio. Non me ne parli. Ah sì, lei non soffre di labirintite. Parli. Perfetto. Allora, l'ultima carta, Guido. L'ultima carta. La 1. Vai. Certo, è rimasta quella. Il carta Francesca sta uno. Gufando. Locanda con Germania o con Mirandolina? Penso con Mirandolina. Perché? Perché era il nome della locandiera di Carlo Goldoni. Ed è esatto! Ed è esatto! E vai Guido, stai per apparire magicamente all'interno del castello. Devo però salutare con grande affetto la nostra Francesca, che è stata con noi per un sacco di puntate. Guarda, il mago ti regala. Eccolo qua per lei. Grazie, ma Francesca, che dirti? Grazie di essere stata con noi. Goditi grazie questi 25.000 euro con noi. È stata la nostra prima grande campionessa. Vado su a conoscere Guido. Lucina? Allora, dobbiamo prendere il colui che esce dalla tana del gufo. Guido? Eccolo qua! Ciao, Carlo. Oh, bravo, eh? Bravo il nostro Guido. Allora, ci sono nel forziere 29.000 euro che tu potresti vincere per... Ma bel Natale sarebbe, eh? Molto bello. Sei riuscito ad eliminare la nostra super campionessa, la nostra Francesca. Vai nella bocca del drago e in bocca al lupo. Allora, vediamo gli abbinamenti. Abbiamo 90 secondi a disposizione per 25 abbinamenti. Personaggi, professioni. Come te la cavi? Non lo so, speriamo bene. Speriamo bene. Vuoi cantare qualcosa prima di iniziare? No, grazie. Vabbè. Personaggio, professione. Silenzio, concentrati, 90 secondi, 25 risposte. Alessandro Gassman. Attore. Antonello Venditti. Cantante e cantautore. Susie Blady. Giornalista televisiva. No, non lo possiamo accettare. Va bene, conduttrice, presentatrice. Ok, ripartiamo. Stop al tempo, ripartiamo. Alessandro Gassman. Attore.
Antonello Venditti. Cantante. Susie Bladi. Presentatrice. Fanny Ardant. Attrice. Cesare Cremonini. Cantante. Valentino. Stilista. Carla Fracci. Ballerina. Vincenzo Cerami. Giornalista. No. Scrittore, sceneggiatore, lo sceneggiatore di tutti i film di Benigni. Sì, giusto. Ripartiamo. Abbiamo ancora ben 60 secondi. Riparto, eh? Alessandro Gassman. Attore. Antonello Venditti. Cantante. Susie Bladi. Presentatrice. Fanny Ardant. Attrice. Cesare Cremonini. Cantante. Valentino. Stilista. Carla Fracci. Ballerina. Vincenzo Cerami. Scrittore. Sabrina Ferilli. Showgirl. Mi sembra un po' poco, insomma, è attrice soprattutto. Si parla della professione principale. Stop al tempo, sento i nostri giudici. Attrice, attrice allora. Showgirl è un po' poco per Sabrina Ferilli. Ripartiamo, eh? Ancora 39 secondi, ce la puoi fare. Alessandro Gassman. Attore. Antonello Venditti. Cantante. Susie Bladi. Presentatrice. Fanny Ardant. Attrice. Cesare Cremonini. Cantante. Valentino. Stilista. Carla Fracci. Ballerina. Vincenzo Cerami. Scrittore. Sabrina Ferilli. Attrice. Emanuela Foliero. Giornalista. No. Presentatrice, giornalista. Stop al tempo. Potevi dire annunciatrice, potevi dire presentatrice, ma giornalista. Si riparte. Ce la puoi fare perché 23 secondi si vola per i 25 abbinamenti. Alessandro Gassman. Attore. Antonello Venditti. Cantante. Susie Bladi. Presentatrice. Fanny Ardant. Attrice. Cesare Cremonini. Cantante. Valentino. Stilista. Carla Fracci. Ballerina. Vincenzo Cerami. Scrittore. Sabrina Ferilli. Attrice. Emanuela Foliero. Presentatrice. Naomi Campbell. Modella. Stefano Accorsi. Attore. Giovanni Trapattoni. Allenatore. Claudio Brachino. Giornalista, vice direttore di Studio Aperto. Stai qua tutta la notte che ci vediamo domani. Ci vediamo domani noi con il Castello. Stasera appuntamento con Super Quark e la meravigliosa storia di Michelangelo. Noi ci vediamo domani. Ancora buone feste a tutti voi. Il programma è stato presentato da Van Gogh e i suoi amici. Il Museo dell'Impressionismo è a Treviso.